Opposizioni contrarie con diverse sfumature. Intanto nei 5 Stelle c'è il ritorno di Beppe Grillo. Quindi se vi abbonate io rispondo, perché sembra maleducato. Grillo torna a Roma per incontrare i neoeletti in Parlamento e non ha nessuna intenzione di parlare con i giornalisti. Andrà la manifestazione per la pace? La domanda che riecheggia è una: chi è il leader del movimento? Il leader è lei o Conte? Già, perché negli stessi minuti è il presidente Conte a rivendicare le battaglie dei 5 Stelle davanti ai cronisti. C'è tanto furore ideologico nell'attacco al reddito di cittadinanza. In tutti i paesi è un sistema di protezione sociale, l'Istat dice che ha salvato 1 milione di cittadini dalla povertà. Intervenendo poi al Salone della Giustizia, Conte lancia segnali agli ex alleati, come a dire: sono io che detto la linea. È imprescindibile il rispetto degli impegni presi in campagna elettorale. Se il PD vorrà fare e condividere le nostre battaglie, sa dove trovarci. Il messaggio agli scissionisti è chiaro. La porta è chiusa perché, che fanno? Rinnegano il rinnegamento. Poi l'ex premier torna su Grillo e tiene a precisare che nel movimento c'è grande serenità e compattezza. Assolutamente compatto, siamo assolutamente uniti, abbiamo le idee, una visione molto chiara di quello che è il nostro ruolo rispetto al passato, dove addirittura delle correnti sono andate via. Hanno creato tanti spifferi. Basta alle correnti, avrebbe aggiunto il garante, al termine di un incontro all'insegna dell'unità. E ancora, Conte è in formissima, è il nostro orgoglio. Ma l'impressione è che Grillo stia cercando in tutti i modi di marcare il suo territorio e non perdere altro terreno. Ha ripreso il controllo del movimento. Intanto è già polemica sulla proposta della Lega.